vicepresidente Massimo Roma, un corso organizzato da Ecoclub Brindisi in coprogettazione con il CSV Brindisi Lecce. Non è rivolto solo ai volontari di Ecoclub, è un corso che riguarda direttamente la valorizzazione e riqualificazione delle batterie costiere e quindi riguarda direttamente la città e il territorio di Brindisi. Sì, uno dei compiti dell'Ecoclub è appunto la formazione e l'ambiente. In questo caso stiamo riuscendo a mettere insieme formazione e ambiente, in quanto con le batterie costiere erano la prima linea di frontiera di difesa contro sul mare, e poi oltretutto far conoscere ai cittadini cosa abbiamo, perché le batterie costiere attualmente sono disabitate, sono abbandonate, per cui trovare anche una soluzione o un potenziale utilizzo di queste batterie, cambiando la destinazione d'uso anche e ristrutturando l'ambiente che lo circonda. Ecco, è un corso che coinvolge, abbiamo detto prima, i volontari, no? Ma anche di altre realtà, di altre associazioni di sì, volontariato. Questo corso è aperto a tutti, chiaramente prioritariamente per gli associati Ecoclub, però diciamo è aperto a tutti, sia giovani, meno giovani e adulti, chiaramente che abbiano un minimo di cultura o comunque che siano diplomati, in quanto li forma anche a leggere tra le righe la batteria costiera e tutto ciò che gli viene insegnato e spiegato in questo corso, anche perché ci sarà una parte didattica e una parte da sperimentare sul luogo con delle visite guidate, e per cui far conoscere nel dettaglio queste batterie costiere alla gente, i candidati che stanno seguendo il corso, in modo tale che siano in grado anche di poterli spiegare a loro volta. Il referente del progetto è il dottor Angelo Pomes, che è da anni una risorsa dell'Ecoclub Brindisi International. Diciamo che questo corso offre delle competenze, delle professionalità, delle proposte anche e soprattutto all'amministrazione comunale di Brindisi, che sta dando il proprio contributo. E poi interventi molto importanti di docenti, di relatori di una certa importanza, tra cui il professor Giacomo Carini. Esatto, il professor Giacomo Carito porterà avanti alcune lezioni, altre saranno portate avanti anche dall'architetto Paolo Capoccia, che peraltro è un collega, e saranno poi portate avanti anche delle escursioni con accompagnamento di professionisti. Ci saranno anche degli interventi da parte del Comune, dell'amministrazione di Brindisi e di alcuni componenti della difesa della Marina Militare, al fine di poter integrare e accompagnare tutti i concorrenti o tutti i corsisti ad avere una maggiore cultura e ad avere anche una maggiore conoscenza delle batterie costiere. E ricordiamo poi che la sede è in via Spagna e c'è questo partenariato con l'Officina Sociale, che è un'altra grande realtà del mondo del volontariato. Sì, il bello di queste attività culturali è che praticamente stiamo riuscendo a fare sinergia tra le varie associazioni, per cui unendo le forze tra le associazioni, chi mette la sede, chi mette la cultura, chi mette la docenza, chi mette altro, anche le risorse economiche stesso, si possono fare delle grandi cose per la città e per i cittadini.